come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Forse qualcuno di voi si ricorda ancora di un vecchio affondato in una poltrona che nel 1968 introduceva uno dei più grandi sceneggiati della televisione italiana, l'Odissea. Sì, ero io. E una volta una donna mi disse che da allora Omero ebbe per lei sempre la mia voce. Una voce cavernosa e senza tempo. Una voce che poteva avere migliaia di anni, perché era la voce della poesia. È stato uno dei complimenti più belli che abbia mai ricevuto nella mia lunga vita. Anche perché mi è sempre piaciuto starmene seduto in una poltrona a parlare di letteratura con il mio vecchio amico Jorge nella sua casa a Baia di Tutti Santi. Ci passavamo intere nottate insieme a sua moglie Zelia o a Caribè, il pittore. Quale Jorge, mi chiedete? Amado, il mio fratellino brasiliano. Il suo cognome era un participio passato e diceva già quello che vogliamo tutti. Non è così in fondo. E non si scrive soltanto per essere amati. Ma non parlavamo di letteratura e basta, no? Non avete idea di quante risate ci siamo fatti in quelle ore felici. Ci raccontavamo la vita, le sue stravaganze, i suoi dolori, i nostri leggendari colpi di fortuna. Sì, per raccontarvi la mia vita, una poltrona è un buon punto di partenza. Potrebbe essere quella del salotto di Jorge o quella da cui in televisione discorrevo di Ulisse, il capostipite di tutti i migranti della Terra. Come ho scritto una volta, in nessuna parte di terra mi posso accasare. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente e me ne stacco sempre straniero. Cerco un paese innocente. Mettetevi comodi anche voi se avete voglia di ascoltare. Sono sempre stato fiero di essere venuto alla luce nella città che aveva ospitato la più grande biblioteca dell'antichità, Alessandria d'Egitto. Vi sono nato nel 1888, 10 febbraio, in una notte burrascosa. Ma se mi chiedete dei miei primi ricordi e dei sapori della mia infanzia, io risponderò parlandovi dell'odore del pane. I miei venivano dalla provincia di Lucca e ad Alessandria avevano preso casa nel quartiere di Moharrem Bey, alla periferia della città, sull'orlo del deserto. Lì possedevano un forno di pane d'una certa importanza. Mio padre lavorava anche come operaio nello scavo del canale di Suez e solo 2 anni dopo la mia nascita morì per le conseguenze di un edema. Quando si perde un padre così da piccoli, la sua memoria mantiene in casa un lutto costante. Tutte le settimane durante la mia prima infanzia, mia madre mi conduceva al camposanto. Conobbi così il sentimento della morte sin dal primo momento.
Maria, mia madre, era una donna d'estrema energia. Ci pensò un poco se chiudere bottega, fare le valigie e ritornare in Italia, ma alla fine decise di andare avanti da sola. Si fece aiutare. La mia balia era sudanese e da noi veniva a fare qualche servizio una badante argentina e anche una vecchia donna che mia madre accolse in casa nostra come una sorella maggiore e fu la mia tenerissima, espertissima fata. Era venuta tanti anni prima in Egitto dalle bocche di Cattaro, ma per nascita era croata. Aveva sempre qualche avventura incredibile da raccontarmi. Lo stupore che ci raggiunge dai sogni, mi insegnò lei a indovinarlo. Le rughe le sciupavano e rimpicciolivano gli occhi, eppure di notte, mentre le raccontava, i suoi occhi contenevano l'universo, come il suo nome, Dunia. È a lei che dedicai l'ultima poesia e l'ultimo verso che scrissi in vita, la notte del 31 dicembre del 1969. Ho scoperto le barche che molleggiano sole e le osservo non so dove, solo. Non accadrà le accosti anima viva. Impalpabile dito di macigno ne mostra di nascosto al sorteggiato gli scabri messi, emersi dall'abisso che recano dondolo nel vuoto. Verso l'alambiccare del vecchissimo sesso, la eco di strazio dello spento flutto, durato appena un attimo, sparito con le sue sinistre barche, mentre si avvicendavano l'uno sull'altro addosso i branchi annichiliti dei cavalloni del nitrire ignari, il velluto croato dello sguardo di Dunia, che sa come arretrarla di millenni, come assentarla pietra, dopo l'aggirarsi solito da uno smarrirsi all'altro, zingara in tenda di asie. Il velluto dello sguardo di Dunia, fulmineo, torna presente pietà. Prima di scrivere versi, posso dire di avere imparato a fare il pane. Forse è per questo che la poesia per me ha a che fare con la farina, con il lievito madre, con gli odori. Voi non sapete quanto siano importanti gli odori nella vita di un poeta, e non solo quelli. In molti credono, sbagliando, che le poesie siano fatte solo di sentimenti e sensazioni astratte. E invece i versi si nutrono di profumi, colori, sensazioni fisiche e delle parole che troviamo per descriverle, spesso mettendo insieme due dei nostri sensi. È quello che gli studiosi chiamano sinestesia, l'unione di due termini provenienti da ambiti diversi. La usò Ariosto, scrivendo che un lamento era amaro, o Quasimodo, quando decise che un urlo poteva essere nero. Pensate che per Carducci il silenzio era addirittura verde. Qualche sinestesia la usai anch'io, per esempio quando espressi il mio stato d'animo di fronte a un'alba che illuminava l'immensità e contemporaneamente il mio animo. Fu allora che scrissi poche parole, senza sospettare nemmeno che sarebbero state consegnate all'eternità. Quelle parole erano: m'illumino d'immenso. Appena crebbi, mia madre mi mandò al collegio dei Salesiani e poi a studiare diritto all'École Suisse Jacob, la migliore scuola che c'era allora ad Alessandria. Ma il collegio per me fu infelicissimo. Sono sempre stato uno che nessuno ha mai potuto disciplinare. Mi è insopportabile qualsiasi impronta. Ma fu in quel luogo che scoprì l'amicizia e Mohamed Chehab.
fu il più grande amico della mia infanzia. Discendente di emiri arabi, venne a Parigi con me. Prendemmo una stanza d'albergo al numero 5 della Rue de Carmé e Mohamed mutò nome e divenne Marcel. Amò la poesia di Baudelaire, sul quale avemmo discussioni interminabili, ma non riuscì a diventare francese. Per questo forse eravamo amici. Lui una patria la abbandonò senza trovarne un'altra. La mia era un soffio di fiato, una penisola fantasma che non avevo mai conosciuto. Ma Mohamed non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. Lo trovarono morto nella stanza che condividevamo. Suicida, come un Ulisse sopraffatto dalla nostalgia e dal dolore. Portai il suo corpo al Camposanto di Vry. Si chiamava Mohamed Shehab, discendente di emiri di nomadi, suicida, perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano, gustando un caffè, e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo dove abitavamo, a Parigi, dal numero 5 della Rue de Carmé, appassito vicolo in discesa. Riposa nel Camposanto di Vry, sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera. E forse io solo so ancora che visse. L'Egitto lo lasciai a 24 anni. Per anni mia madre continuò a sorvegliare tutto da sé, ma a un certo punto si stancò di tenere testa a servi, fornai, garzoni. E quando credette che fosse venuto pure per lei il tempo di riposare, liquidò l'azienda. Il ricavato lo divise per tre. Una parte la tenne per sé, le altre due le affidò a me e a mio fratello in egual misura. Il nostro sangue proveniva da una razza parsimoniosa. Era certa che non l'avremmo delusa. Invece, io sbagliai un affare dopo l'altro e in pochissimo dissipai tutto il mio capitale. Decisi di abbandonare l'Africa e di trasferirmi a Parigi. Fu solo il primo dei miei tanti viaggi. Lo confesso, a volte mi piace pensarmi come un fiume che più per natura che per scelta ha la fortuna di viaggiare tanto, incrociando molti luoghi e altrettante storie. Così è stata la mia vita, ricca di incontri, e devo ancora raccontarvene qualcuno. Quelli avvenuti durante i miei anni a Parigi mi hanno segnato indelebilmente. È stato lì che sono diventato amico di Soffici e Papini. Lì ho potuto conoscere Picasso e Modigliani, Palazzeschi e De Chirico, bazzicare gli stessi caffè di Paul Fort e Francis James. Alcuni di questi personaggi li ho solo sfiorati brevemente, altri li ho frequentati più che ho potuto, come Henri Bergson, che con le sue lezioni mi ha fatto capire come potevo dare voce alla memoria, e Guillaume Apollinaire, che andavo a trovare di continuo. Gli devo molte cose. E posso solo dispiacermi perché la vita me l'abbia portato via troppo presto. Non ho difficoltà a dire che da tutti loro ho imparato qualcosa. E che sarebbe bello se qualcuno di quelli venuti dopo potesse dire lo stesso di me. Alessandria per me è stata anche e soprattutto un porto. Il nostro quartiere era distante dal mare, ma al porto ogni tanto ci andavamo quando arrivavano dall'Italia
amici o quando qualcuno vi faceva ritorno. Il porto è stato quindi un po' per me il miraggio dell'Italia, di quel luogo impreciso e perdutamente amato per quanta notizia ne avessi dai racconti di famiglia. All'epoca l'Italia non l'avevo ancora mai vista. Per me era il meraviglioso paese del sentito dire. La conoscevo soprattutto perché parlavo l'italiano, perché tutto ciò che m'era caro era nella mia lingua. Non sono cose che si spiegano. La lingua era un legame che mi portava fino alla culla dei miei nella lontananza dei tempi. Per la prima volta dall'Italia ci passai in quel viaggio e la scoperta più sorprendente, più commovente, fu quella delle montagne. La montagna. La montagna che sta ferma contro il tempo, che resiste al tempo, che sfida il tempo. Non so dire che impressione mi fece. Immagino che sia così per tutti quelli che da grandi vanno a sapere di chi sono figli. Le abbracciai con gli occhi appena quelle montagne e promisi di tornare. La linea vaporosa muore al lontano cerchio del cielo. Picchi di tacchi, picchi di mani, e il clarino, gli rigori striduli. E il mare è cenerino, trema dolce, inquieto come un piccione. A poppa i migranti soriani ballano, a prua un giovane è solo. Di sabato sera a quest'ora. Ebrei laggiù portano via i loro morti nell'imbuto di chiocciola, tentennamenti di vicoli, di lumi, confusa acqua come il chiasso di poppa che odo dentro l'ombra del sonno. La guerra no, non mi piace ricordarla. Mi insegnò che la morte si sconta vivendo e che gli alberi abbandonati su una dolina hanno il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo. Mi arruolarono nel 19, reggimento di fanteria, mi mandarono sul Carso. Cominciai il porto sepolto dal primo giorno della mia vita in trincea e quel giorno era il giorno di Natale del 1915 ed io ero sul Monte San Michele. Ricordo benissimo quella notte, coricato nel fango, di faccia al nemico che stava più in alto di noi ed era 100 volte meglio armato di noi. Il Porto Sepolto fu stampato a Udine nel 1916 in edizione di 80 esemplari a cura di Ettore Serra. La colpa fu tutta sua. A dire il vero, quei foglietti, cartoline in franchigia, margini di vecchi giornali, spazi bianchi di care lettere ricevute, sui quali da 2 anni andavo facendo giorno per giorno il mio esame di coscienza, piccandoli poi alla rinfusa nel tascapane, portandoli con me a vivere nel fango della trincea o facendone capezzale nei rari riposi, non erano destinati a nessun pubblico. Ogni atto di vanità in simili circostanze mi sarebbe sembrato una profanazione. Ettore Serra portò con sé il tascapane, ordinò i rimasugli di carta, mi portò, un giorno che finalmente scavalcavamo il San Michele, le bozze del mio Porto Sepolto. Ma si può dire che quel libro rimase fuori commercio, ignorato dal pubblico, fino alla fine della Seconda Guerra.
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato. Nel 1921 mi fissai in Italia. Alessandria mi aveva insegnato il sentimento del tempo, Parigi l'autunno, il Carso il senso della pietra, ma Roma mi insegnò l'orrore del vuoto. Così forte non l'avevo provato nemmeno nel deserto. Mi innamorai di quella città, come ho detto, ma vissi duramente tenendo conferenze all'estero. In quel decennio nacquero i miei due figli, Ninon per primo e poi Antonietto. Lentamente arrivarono i primi riconoscimenti, le prime traduzioni all'estero. Nel 1933 pubblicai Il sentimento del tempo e 3 anni dopo il governo argentino mi invitò per il congresso del Pen Club. Fu durante quel viaggio in Sud America che l'Università di San Paolo del Brasile mi offrì la cattedra di lingua e letteratura italiana. Mi ci trasferii con tutta la famiglia e ci rimasi 6 anni. Al ritorno in Italia mi diedero la cattedra di letteratura a Roma nel 1942. In molti non me lo perdonarono. I petti rossi, gli anarchici, dissero che da troppo tempo avevo tradito l'idea. Ma io non avevo mai fatto porcate da fascista e forse non ero mai stato né anarchico né fascista. Di giusto ero solo poeta. Nel mio periodo romano presi l'abitudine di viaggiare molto in tram. Prendevo la circolare rossa, che ora non c'è più, e spesso non scendevo nemmeno la mia fermata. A volte semplicemente nel fervore della discussione dimenticavo di dover scendere. Altre volte lo ricordavo benissimo, ma con la scusa di accompagnare qualcuno fino alla sua destinazione, rimanevo seduto fino al capolinea, parlando di Dante o di Leopardi con qualcuno dei miei studenti, o magari attaccando bottone con qualcuno seduto lì vicino. Ho cominciato la mia storia parlandovi di una poltrona, ma non lasciatevi ingannare da quello che di solito è un simbolo per chi non ama muoversi. Avrete già capito che non sono mai stato bravo a rimanere fermo in un posto. Solo nella capitale d'Italia cambiai almeno 8 indirizzi. E ancora ricordo le mie case a Parigi, a Milano, ai Castelli Romani. Ovunque andassi c'era sempre un motivo che mi portava da un'altra parte. Forse per questo, oltre che di Mohammed, di Alessandria, della guerra e del forno di mia madre, avrei potuto parlare dei fiumi della mia vita. Ci ho scritto una poesia che è finita sulle antologie delle scuole. Alla fine è questo che avrei voluto inciso sulla mia lapide. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Risonso scorrendo, mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie 4 ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni, sudici di guerra, e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo. E qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono, mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre.
e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna. E in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Tutto il resto è stato solo il fiato sopravvissuto di un vecchio più vecchio di un sasso che si ostinò fino alla fine di cantare, di comporre il racconto d'amore di un demente ormai unicamente percettibile nell'ora degli spettri. Mi tolsi persino la soddisfazione di farlo per davvero un concerto al Teatro Argentina con il mio antico amico brasiliano Vinicius de Moraes, le Chico Barche di Hollanda, Baden Powell, Toquinho, Endrigo. Tornavo alla musica con i miei canti. Vinicius aveva i capelli bianchi legati all'indietro, la pancia in fuori, il viso largo. Io mi tenevo a lui sotto braccio. Dissero che sembravo un djinn del deserto. Uno di quegli spiritelli dispettosi che entrano nelle tende dei beduini per dare il malocchio e poi lo levano in cambio di dolci di sesamo. Uno di quei folletti che muovono le fronde delle palme alle sorgenti e si mettono a bisbigliare cose impertinenti alle ragazze che vanno per acqua al tramonto. Sì, è vero, ridevo con tutta la faccia quella sera, come il bambino di 80 anni, che ero ancora un bambino allegro ed impudente. Toquinho prese a toccare la sua chitarra ed io e Vinicius, seduti davanti ad un tavolino, cominciammo a bere whisky e a parlare mentre la bossa nova ci avvolgeva. C'era dell'Africa su quel palco, ma c'era anche roba di un altro mondo, roba che non sapevi da dove venisse. Forse sì, veniva dal Brasile, dal paese del vatte alla pesca, dove la gente doveva essere infinitamente più dolce, triste e allegra che da ogni altra parte del mondo. Vinicius, il negro più bianco del Brasile, cantava come se ti stesse dicendo cose molto personali. La sua voce era piena di fumo e di alcol. La mia scura invece risaliva remota dai polmoni rinsecchiti e dalle mie mani ossute. Recitai i miei e i suoi versi come se fossimo due ragazzi. E Vinicius mi benedì con il suo samba delle benedizioni. Saravà Ungaretti, amico mio. Io ti benedico, uomo di pena, che quando ti penso mi illumino d'immenso. Ungà, mio paparino e fratello, benedizione, ora che sto partendo e devo dirti addio. Saravà, rispose il pubblico. Insieme incidemmo anche un disco. La vita, amico, è l'arte dell'incontro. Stella, mia unica stella, nella povertà della notte, sola, per me solo, rifulgi, nella mia solitudine rifulgi, ma per me, stella, che mai non finirai di illuminare, un tempo ti è concesso troppo breve, mi elargisci una luce che la disperazione in me non fa che acuire.